Ragazzi, buongiorno. Ho messo la maglia che mi ha regalato Elenia. Bellissima, stupenda, azzurra, l'unica cosa azzurra che ho. Fuori piove. Ieri aveva smesso, oggi è domenica. Questo video lo vedrete in ritardo, sicuramente. Come gli altri, vado a lavarmi i denti che ho appena finito di mangiare. Ho mangiato un po' di pesce. Ah, che bello. A me la pioggia piace tantissimo. Dovrebbe anche arrivare la neve, speriamo. Centro-nord, io non sono in centro-nord. Però vabbè, la prossima settimana deve arrivare la neve. Oggi è il compleanno di mia madre. Non facciamo purtroppo una grande festa, ma vado a trovarla e quindi staremo insieme, visto che un po' che non la vedo. Piove proprio, Madonna. Piove proprio bene. Bendata, direi. Ah, ieri aveva smesso veramente di piovere. Adesso ci sono delle pozzanghere che a uscire ci va la barca. Benissimo. Oggi è appunto domenica 3 marzo, auguri mamma. A parte mia madre, oggi mi sa che compie gli anni anche qualche VIP, qualcuno, boh, non lo so. Sta maglia mi piace tantissimo, larga, comoda, morbida, con questi bottoni sul collo, bellissimo. Giacca nera, pantaloni neri, scarpe da ginnastica, perché gli stivali, quelli che avevo anni fa da montagna, per la pioggia andavano bene, ma erano tutti rotti, li ho dovuti buttare, quindi vabbè. Stivali e scarpe per la pioggia non ne ho. Spero di non scivolare perché con queste scarpine qua primaverili scivolo sicuro. Comunque i pantaloni sono questi, ok? Sono sottili, una maglia invernale, i pantaloni sottili, vabbè. Ma pantaloni in velluto non ne ho. Scusate il buio. O metto i jeans oppure metto questi pantaloni qua, perché i pantaloni invernali sono solo in velluto, i pantaloni invernali, i jeans non sono neanche invernali, quindi vabbè. Stare in casa va bene anche questo paio di pantaloni. Poi questa maglia bellissima che ha anche del giallo, che voi non vedete, ma anche del giallo, ok? Fidatevi. Bella, morbida, comoda, bellissima. Mamma, sto arrivando. Sono già le 2, è già tardissimo, volevo arrivare, non dico alle 10, ma vabbè, volevo portarla in giro, mangiare fuori, invece niente. Troppe idee in testa, ma poi non riesco mai a fare quello che voglio, quindi vabbè, speriamo che apprezzi che ho fatto la spesa. Vado a comprarle anche una tortina, prima di andare da lei. Volevo farla io la torta, ma visto che tutto l'anno gli faccio torta di mele, torta mele cannella, torta alle fragole, tiramisù e la panna cotta e di qua e di là e di su di giù, allora gliene compro una con scritto auguri. Così evito di fare cavolate e scrivere male io auguri, gliela compro già fatta che gli altri le scritte le fanno meglio di quelle che faccio io. Spero che apprezzi che appunto gli ho fatto due regali, due gioiellini, spero che apprezzi. A voi piace Teresa Mannino? Ragazzi, il weekend scorso da Callio per 9,90 € ho preso questo pantalone a zampa d'elefante bellissimo, gli ultimi saldi perché era già il 29 di febbraio, quindi gli ultimi saldi, adesso siamo già a marzo, ho preso anche questo all'acqua e sapone, l'ultimo in offerta 1,90 € forse 1,99 €, orchidea e fico, l'ultima profumazione non ce n'erano altri, Chantecler, l'aveva fatto vedere anche Marzietta su Instagram, non mi fa impazzire molto il profumo, sinceramente, sentito così. E in lavatrice si sente poco niente, ne metto un tappo solo, forse ne dovrei mettere due di tappi, non lo so, o la riempio troppo la lavatrice e il profumo si perde. Voi l'avete provato? Grazie anche a Carmen che mi ha regalato un sacco di cose, un po' di orecchini, un po' di braccialetti, un po' di collane, eccetera, eccetera. Vi ho già fatto il video, ma la ringrazio sempre, Carmen, ci sentiamo su WhatsApp. Appena esco metterò i braccialetti, questo qua è il braccialetto bellissimo che mi ha regalato Carmen, ve l'ho già fatto vedere, la tovaglia di mia nonna l'avete già vista, bene, gli orecchini questi qua devo stapparmi il buco e poi li metterò volentieri, devo trovarmi, cioè il portagioie ce l'ho già, stavo dicendo devo trovarmi un portagioie, ce l'ho già il portagioie, però devo trovarmi un altro portagioie perché quello che ho è pieno. Questi orecchini qua sono bellissimi, ma devo andare dal gioielliere forse o da qualcuno che mi stappa il buco all'orecchio. Perché ce l'ho il buco, però ho paura che è da aprire, che sia chiuso. Vabbè. Dai, Sofia! Sofia! Brava mamma, auguri! Yeah! Auguri mamma, tanti auguri! Sei una! Ho po' basta! Piacciono mamma? Belli! Tu hai la borsa La azzurra, borsa uguale, ecco. sì. Anche le maglie, quelle mezze maniche, le hai con i Ah, fiorellini quelle azzurre, sottili, sì, bianche, quindi puoi anche certo. mettere quegli orecchini lì. Grazie, grazie, Tanto il buco ce l'hai alle orecchie, quindi. grazie. Sì. E questo qui abbiamo capito come si Quello attacca lì al tavolo. si attacca al treno e fischia. Si attacca al treno. E il portachiavi con la farfalla? È il portachiavi finché dura, perché mi perdo tutto, sono riuscita a perdere anche i guanti. Eh sì, non lo ricordo.
No, ma non solo i tuoi. Anche quello che ho comprato ne ho solo più uno. Bene. Carina la farfalla. Grazie. Prego. Ragazzi, questa collana qua me l'aveva regalata mio padre. È lunghissima. Vedete, lunghissima, ma si sta annerendo. È un peccato buttarla via, porca miseria. Mi dispiace buttarla via. Anche se è cinese, sicuramente. Però chi se ne frega, tanto io compro solo cose dei cinesi. Mi piacciono le cose cinesi. La bigiotteria mi piace. Questa qui dietro ha i cuoricini. Col cuore così che perde anche un po' di pezzi, purtroppo, vabbè. Questo è invece una custodia per il cellulare, che non so chi me l'ha regalata, se l'ho comprata io, boh, vabbè. Per il vecchio cellulare, ma non so se questa la posso riciclare, se la regalo a qualcuno, boh. I cellulari vecchi, tipo questo, no? Che questo è il mio vecchio cellulare, prima di quello Samsung che ho adesso, insomma. I cellulari vecchi, voi li tenete, li buttate, cosa fate? Commentate, rispondetemi, ok? Voi cosa fate con la bigiotteria che si annerisce? Anche questa qui si sta annerendo. Bellissima, questa l'ho usata un sacco di volte, cinese, perché l'ho pagata 2,50 euro in un negozio cinese, ok? È carina, girocollo aderente, però si sta annerendo. Da grigia sta diventando nera. Voi non vedete, ma lo vedo io. Peccato, però sono belle le cose di bigiotteria, mi piacciono. Chi se ne frega delle cose costose? Sinceramente non me ne frega niente delle cose costose. Da cena merluzzo croccante impanato cotto al forno. E adesso me lo mangio. Buona cena. Ragazzi, buongiorno. Allora, sono mezza vestita, mezza no. Oggi è un giorno in settimana, mercoledì. Stasera c'è Ricatto d'amore, un film già visto, stravisto con Sandra Bullock, bellissimo, la collana di Agatha, piccola ma bella. Grazie Agatha, ti arriverà un pacchettino, non so quando, però ti arriverà. C'è il sole fuori, ieri ha grandinato, è venuto giù il diluvio, vedete che non c'è una nuvola? Direi di no, non c'è una nuvola. Bene, c'è il cielo azzurro, no, qualche nuvoletta c'è, laggiù in fondo, lontana. Però ieri ha grandinato, veramente grandine. Lampi, tuoni, di tutto. E oggi non piove più. Adesso esco, alle 3:30 esco. Grazie Ilenia che mi ha regalato anche questa pochette già piena, bellissima. Sushin la vendono, se vi interessa la potete comprare. Ho già tirato fuori un po' di cose estive, metto le cose invernali già nell'armadio o comunque nelle scatole. Sì, sto quasi facendo il cambio di stagione, un po' presto, ma un po' di cose invernali, tanto ne ho poche, le tengo nell'armadio, un po' di cose maniche lunghe e sottili le sto già tirando fuori. Le lavo, le tiro fuori, poi quando le metto vediamo. Oggi non le metto di sicuro, cioè la camicia questa qui, fucsia e sottile, ma metto la maglia sopra. Magari me la cambio perché con i pantaloni a quadretti, la camicia a quadretti non va bene, quindi magari me la cambio. E basta, ci vediamo presto. Ciao!